Pronto? Sì. Vai. Allora, Marco, noi ti dobbiamo fare una piccola confessione, no? Sì. Nel senso che noi, per farti un regalo, abbiamo organizzato questa paparazzata del trans, che chiaramente faceva parte di una scenetta nostra che tu, insomma, sai, eccetera. A boccaloni! però non svegliamo più di tanto perché questo scherzo. Però questa sera. Io veramente ho subito di tutto in questi giorni. Qualcuno si sarà domandato per quale motivo io ho dichiarato in onda di avere un pene di 9 centimetri. Io vi dico solo che ieri ero nudo, dico solo questo, ieri ero nudo in corso Buenos Aires, vi dico solo questo, il resto guardatelo alle Iene stasera. Ma quindi la coca ce l'hai o no? No, e non vado neanche a travestire. Ma no! Anche un cazzo di 9 centimetri! 7! Adesso non è che è proprio tutto falso! È bello! Minchia, pensa a mio padre, ho dovuto tener botta anche con lui, ma veramente vai a transio, papà, Perché voleva il numero lui. Cioè, praticamente io devo ringraziare Giorgio, che è quello che prima ha fatto la telefonata. Lui veramente, ragazzi, si è fatto un culo. Sono 3 settimane che ci stiamo lavorando. Perché pensava che avessi la coca. Invece adesso purtroppo l'ha scoperto anche lui. Io sono confuso. In che senso? Voi chi siete? Tu comunque sei stato violentato dal regista, questo a è vero. A me mi ha violentato David Simo Mazzoli, sono stato violentato su set di On Air e stuprato dentro una doccia di un albergo. Praticamente è il contrario della pedofilia, un bambino ti ha violentato. Ma io non ho capito, ma cos'è vero? Tu sei Paolo Pottoni, sei un attore. Sono Paolo? Pottoni. E sono stato stuprato da David Simo Mazzoli, saltava e me lo pinzava. Vabbè, comunque è stato fantastico, ragazzi. Mamma, io, non posso. No, Marco, dai, stasera le Iene svegliamo tutto. Dopo che siete andati al cinema, ovviamente. Allora, prima si va al cinema, poi dopo si guardano le Iene. Cazzo, ragazzi, stasera dovevo uscire il servizio. Che sfiga, È un po' che me lo voglio. Andiamo, fate così. Andate al cinema. Registrate le Iene. No, e guardate le Iene mentre guardate il film. Guardate, lui non è Marco Mazzoli. È una maschera. Dillo, è da una vita che volevi dire cosa? Che non sei grasso? Io sono stato inventato dalla produzione, in realtà non sono Paolo Noiso, lo salutare tutti quanti. Sei Paolo Bottoni. Cos'è il Trimon Show? Non ci capisco più. Oddio, che casino. Niente, Paolo, era tutto finto. Non l'ho capito. Ma fai l'approccio o no? No. Ti fai o no? Ma pensa a quelli di, com'è che si chiama? Dago Spia l'ha riportata come notizia vera. Quelli di Novella 2000 l'hanno pubblicata veramente pensando fosse vera. Non vedevano l'ora di partire. Quanto siete babbi di me. Vabbè, stasera, ragazzi, ci vediamo al cinema, Fiammetta Cicogna all'Odeon. Con quanta gente vai? Da sola? Nuda. Allora facciamo così, lanciamo un modo per far sì che tanta gente vada al cinema. Ma il film è vero! Allora, esce stasera veramente! Il film è vero! Ma non capisco più niente! Allora, il film racconta di uno che va a trans. Sì. No! Che pippa la cocaina 800 in autostrada. Poi c'è questo ragazzo molto grasso, sovrappeso, che nessuno vuole. Che questa campana non è di vero, aia! Questo ragazzo grassissimo, con le sopracciglia molto folte, che nessuno vuole scopare, ma un regista nano con la testa molto grande se lo inchiappetta. Guardate, questa tenda è falsa. Paolo, è tutto finto, questo è uno scherzo. Guardate, questo mouse non è reale. No. È tutta roba di scena. No, non rompe. Questo microfono è finto. Ha rotto il microfono. Questo tavolo è finto. Che cazzo chi sono io? Io sono una telecamera! Tu non è ballerina! Ci risentiamo domani! Dalle 2 alle 4! Ciao! Andate al cinema stasera! Anche domani, sabato, domenica e la prossima settimana! Sempre! Ve lo giuro, guarda, diamo tutto in beneficenza! Io voglio battere il record di Maccio Capatonda! Il resto non me ne frega un cazzo! Zalone! Battiamo Zalone! Abbasso Maccio Capatonda! No! Viva Maccio Capatonda! Fuori è tutto finto, adesso mi buttano fuori! No, Paolo! Questo vento è falso! Spingete con me! No. Paolo, pillola blu o pillola rossa? Tutte e due! Ciao, a domani! Ciao.